Cari ragazzi, ecco il tutorial per la costruzione di una composizione di esagoni regolari. Procuratevi dei fogli bianchi e dei fogli colorati e iniziate a disegnare a colori alterni, seguendo le istruzioni che trovate sul libro o sul quaderno, degli esagoni regolari di lato 8 cm, 7 cm, 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm e infine 2 cm. Ritagliate poi gli esagoni che avete disegnato. A questo punto disponeteli alternando i colori e le dimensioni in modo da dare un effetto di movimento e incollateli. Aspetto le foto dei vostri capolavori!